Il nostro venerdì dal sindaco oggi fa tappa a Condove, in Valle di Susa, con il sindaco Jacopo Suppo. Vi porteremo alla scoperta di luoghi magici, di leggende e di storie. Ad esempio qui, all'ombra della Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte, abbiamo da raccontare una storia che parla addirittura di Carlo Magno. Siamo sotto una pietra gigantesca che racconta una leggenda. Carlo Magno ha davvero riposato qui? Se Carlo Magno ha davvero riposato qui non lo possiamo dire, e con certezza non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che ci troviamo oggi qua a Condove, nel castello del Conte Verde, che è una fortificazione che risale più o meno al 700 d.C., come riporta proprio la scritta che c'è su questo masso. Qua siamo nella media Valle di Susa, nella media bassa Valle di Susa, in questi luoghi si svolse quella che è passata alla storia come la battaglia delle chiuse. È un luogo che si presta tantissimo a delle attività di tipo sociale, di tipo ricreativo, di tipo teatrale, musicale. Queste cose sono già state organizzate anche e soprattutto grazie al contributo delle tante associazioni condovesi che si sono adoperate così per far progredire il nostro territorio a 360 gradi. La serata musicale, piuttosto che lo spettacolo teatrale, piuttosto che la rievocazione storica, sono tutte iniziative che abbiamo intenzione di mettere in campo, soprattutto in un momento in cui la gente ha di nuovo voglia di stare insieme, ha di nuovo voglia di stare insieme sul proprio territorio, e in un luogo così magico e così bello sicuramente è un piacere ancora maggiore. Dal 1993 la frazione Mocchie di Condove vanta un monumento importante alla civiltà contadina, un monumento a una donna, anche raro in Italia. Oggi come allora però il tema dello spopolamento della montagna è vivo. Fu eretto questo monumento proprio in un momento in cui la montagna viveva una fase fortissima di spopolamento, di indebolimento e direi anche quasi di crisi di identità. Non si sapeva tanto bene cosa farsene di questa montagna, che non era più un luogo dove poter fare dell'economia legata al territorio, non era un luogo dove c'erano delle grandi fabbriche, delle grandi industrie, e quindi era un momento davvero di cambiamento senza sapere tanto bene quale fosse la strada da percorrere. Devo dire che da quel tempo è vero che le persone che abitano in montagna sono sempre poche, ma c'è stato un timido ritorno a quelle che sono le tradizioni, quella che è la cultura alpina, quella che è la civiltà alpina che questo monumento vuole celebrare e commemorare. C'è un ritorno al prodotto tipico, alla valorizzazione del territorio. C'è un ritorno anche timido di persone che decidono di venire a vivere in montagna, sulla nostra montagna, riscoprendone innanzitutto la qualità della vita, perché in un posto così si vive benissimo, in mezzo alla natura. La frazione Mocchie, insieme ad altre 70 circa, è una delle tante borgate di Condove. Quanto impegno ci vuole a fare il sindaco in un comune così esteso e quanta passione soprattutto? Impegno tanto, ma la passione è ancora di più. Io sono fortunato perché al mio fianco ho una squadra eccezionale, la mia giunta, la mia maggioranza, sono davvero un gruppo incredibile. Partecipiamo con tanto entusiasmo a tutte le iniziative che le borgate organizzano, perché soprattutto d'estate noi ogni weekend abbiamo una festa, una celebrazione, una messa, un'iniziativa, ed è un momento dove insomma si fa comunità, si sta insieme, si fa festa, ma si discute anche dei problemi, delle soluzioni, e si rinsaldano quei rapporti che ogni tanto rischiano di scivolare se il rapporto umano viene meno. Quindi è un grande impegno ma anche una grande soddisfazione, e devo dire che abbiamo trovato anche tanti cittadini che in varie forme, noi abbiamo diversi consorzi montani che si occupano della manutenzione della montagna, che ci danno una mano enorme, però anche privati cittadini o associazioni di cittadini che si mettono insieme, vengono in comune e dicono: guardate, noi vorremmo fare quella cosa lì per la montagna, ci date una mano? E allora si stringono delle alleanze, delle relazioni davvero importanti, e sì, un grande impegno, ma i risultati sono molto significativi.